giornalisti vivono e regalano emozioni, ma oggi qui a Palazzo Radici, in Città Alta, c'è un'emozione particolare perché siamo in compagnia di un vero e proprio mito. Parlo di Pierluigi Pizzaballa, al quale dico grazie per averci raggiunto, per essersi mostrato così disponibile. Il motivo per cui lo abbiamo convocato è una ricorrenza molto particolare. E la ricordiamo la conquista della Coppa Italia il 2 giugno 1963. Pierluigi Pizzaballa era tra i pali dell'Atalanta che conquistò quello che è rimasto l'unico grande trofeo che attende ovviamente per il momento che attende qualche altro trofeo. Pizzaballa, che ricordo conserva di quella giornata? Immagino che ci siano stati tanti momenti l'uno diverso dall'altro. Si era a San Siro e fu quella forse la prima spedizione della tifoseria atalantina fuori da Bergamo. Non forse la prima, ma sotto l'aspetto di importanza sicuramente la prima. Prima per loro, prima per noi, soprattutto emozionante perché si andava a San Siro. E San Siro era il massimo che si pensava, perlomeno io pensavo mai di arrivarci come giocatore, nemmeno pensavo di fare il professionista. Beh, siamo arrivati alla Scala del Calcio. Scala del Calcio, giovanotti, pieni di entusiasmo e forse anche un po' irresponsabili. C'erano tanti bergamaschi in quella squadra, bergamaschi doc. Beh, direi che forse 7-8 bergamaschi che purtroppo oggi ci hanno un po' lasciato e bisogna ricordarli. E lo sport è bello perché ogni tanto si possono ricordare persone che hanno fatto qualcosa nello sport. Che cosa ha cambiato per Bergamo e per l'Atalanta quel successo? Che purtroppo coincise anche con la scomparsa di Papa Giovanni XXIII e non fu possibile dare vita ai festeggiamenti. Beh, è stata la giornata di gioia. Alla sera, quando siamo tornati, festosi, gioiosi, sapevamo che Papa Giovanni non stava bene. E la notizia il giorno dopo che è morto, naturalmente ha spento tutto quello che poteva essere il festeggiamento o la continuità di un festeggiamento, anche proprio per rispetto all'importanza di Papa Giovanni. Papa Giovanni, per i bergamaschi, credo che sia il Papa che ricorda di più di tutti. Papa Giovanni vi aveva ricevuto, peraltro. Abbiamo ricevuto, io non sono, quella volta non c'ero, avevo avuto altri incontri con altri papi, però per noi Papa Giovanni era uno di casa, uno di famiglia, uno di nostri. E si sentì ogni parola, era qualcosa di bello, di beneficio. Perciò quando vengono a mancare quelle persone lì per un po' di tempo lasciano il segno. Pizzaballa, che cosa accadde quel giorno a San Siro? A un certo punto voi aveste la sensazione che ce la stavate facendo, insomma. C'è stato un momento quando a un certo punto abbiamo capito che si poteva fare qualcosa di importante. Importante nel senso che loro non erano mai stati pericolosi. L'avversario era Torino. Torino, sì. In 20 minuti non erano mai arrivati a impegnarmi o a portarmi in condizioni dove la difesa è in difficoltà. E noi con Domenghino, tradipante proprio veramente in forma spettacolare. Angelo Domenghini di Laglio. Di Laglio, bergamasco puro. Credo che non abbia bisogno di molte presentazioni. Domenghini è stato uno dei grandi giocatori, uno dei primi grandi tornanti e cucitore del centrocampo di aiuto. Ha fatto gol, dopo da lì loro hanno pensato di rimontare la partita sbilanciandosi un po', sono stati ricolpiti subito. E Domenghini ne ha fatti tre. Ne ha fatti tre. Morale della favola, poi sul 3-0 loro hanno trovato a 20 minuti del termine il gol. Però la partita ormai era in casa. Ma sinceramente questo entusiasmo di aver vinto qualcosa di così importante al momento non ci sembrava. Sembrava una di quelle partite
gioiose domenicali che si va a fare tra giovani. Continua. Lei in tutti questi anni ha visto l'evoluzione del calcio, però lo spirito dell'Atalanta è rimasto lo stesso. Sono cambiati gli interpreti, è rimasto lo spirito. Il calcio deve essere così. Ogni città deve esprimere quella che è. L'Atalanta, la sua forza, cominciando dai tifosi, che bisogna dire, bisogna rispettare, sia che si vada in C, sia che sia in B, sia che sia in A, c'è sempre quel tifo amoroso della società, della squadra, perché sentono la squadra come Bergamo, non come... C'è un'identità. Identità precisa della città. Quando uno dice vado allo stadio perché io... Vado all'Atalanta. Vado all'Atalanta. Ciò questo dimostra com'è bergamasco. Una volta affezionato a una cosa, non morde. Nella sua carriera ha indossato maglie prestigiose, la Roma, il Milan, poi è tornato a Bergamo. Sì, ho fatto fortunato. Fortunato perché come primo passaggio dall'Atalanta alla Roma. Tra l'altro avrei dovuto andare al Milan subito, che ero via nel campionato del mondo del 66 allora, ed eravamo in ritiro con Rivera e quelli, prima di partire dicevo che probabilmente l'anno prossimo sarai con noi al Milan. Ero contento, invece poi le cose sono cambiate. Subentrata dentro la Roma, di prepotenza mi ha acquistato e sono andato a Roma. Città stupenda, mi sono trovato bene 3 anni. Poi da lì sono andato a Verona, 4 anni, altra città meravigliosa, sotto l'aspetto un po' come Bergamo, un po' più, diciamo, veronese, un po' più piacevole, compagnia, più libero, più predisposto alla chiacchierata. Bergamasco è sempre un po' restio prima di far compagnia, è proprio il nostro carattere, un po' crudi. Poi da lì sono andato a Milano, 3 anni, ho fatto i primi anni, ho fatto una finale di Coppa UEFA, allora siamo arrivati secondi. L'anno dopo è arrivato Albertosi e così, allora ho fatto fare il secondo, ho stato lì ancora 2 anni, poi ho chiesto basta, torno a Bergamo, non gioco più, stanco, 37 anni. Una carriera prestigiosa e comunque un legame con Bergamo indissolubile. Dopo 5-6 mesi ero in campagna a fare un po' il bosco, un po' giocavo a tennis, è arrivata la chiamata di Bortolotti dicendo Gigi vieni giù, dammi una mano. E quindi questa nuova esperienza? Nuova esperienza, l'Atalanta che era in Serie B allora, mi ha detto ma no, ormai è messo 6 mesi che non gioco più, ora che mi rimetto in sesto, c'era un amico Tito Arauta allora, allenatore, che avevamo giocato insieme, perciò. Ma dai Gigi, dai, dammi una mano allo spogliatoio, fai quello. Andato giù dopo 15 giorni mi hanno buttato in campo. E quindi ho ricominciato di nuovo. Avevo già 37 anni e lì ho ripreso in mano un po' le redini con i giovani che avevamo dentro. Siamo tornati in A subito, ho fatto altri 2-3 anni e a 41 anni Bortolotti mi ha fatto la riproposta di un altro tipo di lavoro, dice vai fai il dirigente, mi viene dentro nel consiglio, basta calcio, sei vecchio. Mi è spiaciuto un po'. Lei resta una bandiera dell'Atalanta, lo sarà per sempre. Le chiedo una cosa, l'Atalanta nelle ultime stagioni con Gasperini ha disputato 2 finali, diciamo che sono state sfortunate alquanto. Lei ci ha sperato che arrivasse la seconda Coppa Italia? Tanto. Io speravo, passare, dico finalmente, mi sembrava sulla strada giusta, soprattutto la prima che avevamo perso con la Lazio, lì è stato un po' persa male un po' tra l'arbitro, gol, c'era, non c'era, insomma, persa. L'altra con la Juve invece l'avevamo persa, sembrava di averla recuperata nel primo tempo il pari, adesso è solo tornata di solito viene fuori, invece niente, vuol dire che è un momento no ancora. E quest'anno ho detto con la squadra non avendo impegni pensavo proprio che arrivassero a fare questa almeno la finale per poi. Io non le chiedo un giudizio tecnico perché immagino che tutti ammiriamo il corso che è iniziato con Gian Piero Gasperini, le chiedo semplicemente
faccio l'ultima domanda. Qual è la vera forza dell'Atalanta, indipendentemente dall'allenatore e dai giocatori? Qual è la forza che la chiude in sé l'Atalanta? Beh, io credo la serietà di gestione, proprio dell'ambiente in sé bergamasco, che fa le cose con molta attenzione quando punta a dei risultati. Due, che quando è venuto Gasperini ha avuto la fortuna di trovare 5 o 6 giovani importanti nel settore, che nel momento che lui ha fatto il cambio gli ha dato questa svolta, e in base a questo ha potuto dire la sua e portare avanti un discorso molto importante che noi stiamo godendo. Io devo dire la verità, i tempi del calcio cambiano e in questo momento, in questi tempi ultimi, mi sono divertito andare a vedere l'Atalanta. Pisapala, noi le auguriamo di continuare a divertirsi con l'Atalanta, le auguriamo di vedere alzato quanto prima un nuovo trofeo. E intanto le diciamo grazie per averci raccontato una fantastica avventura che rende prestigio ovviamente alla società, rende prestigio a Bergamo, e lo abbiamo fatto in questa splendida cornice che è il Palazzo Radici di Città Alta, che è una delle cose stupende di Bergamo, che Bergamo regala, che non conoscevo internamente. E che abbiamo conosciuto. Invece grazie a voi ho avuto il modo di conoscere una cosa molto bellissima, perché passando davanti si vedono i muri, ma dentro è spettacolare. Grazie Pisapala, grazie infinite. Grazie a voi.